Alla Meazza, il fischio d'inizio sarà alle 18:15. Noi voltiamo pagina perché adesso celebriamo il ritorno in campionato della formazione primavera di Stefano Vecchi, vittoria di 4-0 contro il Cittadella. Allora, prima di vedere i risultati di giornata e la classifica, ci gustiamo i gol, gli highlights. Il signor May dà inizio alla partita, Cittadella Inter, 18ª giornata del campionato Primavera Team. Dalla bandierina va con il mancino tagliato sul primo palo, la gira Bonazzoli, alla fine arriva il tap-in di Yao Malarete e di Federico Bonazzoli che al nono minuto porta in vantaggio l'Inter. La girata col mancino è semplicemente perfetta. Cittadella 0, Inter 1. Occhio intanto perché Bortoluz prova a girarsi, vuole il destro, pallone centrale. E occhio perché Camara recupera un pallone in mezzo, si fa vedere Bonazzoli, il sombrero da parte di Camara, è tutto solo, Camara, 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 fuori. Parte il cross di Di Marco sul secondo palo, il colpo di testa di Doncor, la gira Bonazzoli, pallone che viene però bloccato. Camara, il pallone verso Bonazzoli, la sfera sul mancino, Bonazzoli cambia gioco, arriva Rocca, controllo, tiro! Michele Rocca 2-0, ottimo il diagonale mancino da parte di Michele Rocca che al 35esimo va a raddoppiare per l'Inter. Bello l'inserimento di Michele Rocca. Controllo e tiro nell'angolino. Cittadella 0, Inter 2. Si fa vedere Venturini. Guarda in mezzo, riesce a tenere il pallone in campo. Rientra sul mancino, fa partire il traversone. Può controllare dalla parte opposta. Battagliarin, Radu riesce a deviare. Lato corto dell'area di rigore, Camara rientra sul destro, Camara zona tiro, il tocco dall'altra parte, il controllo ancora una volta da parte di Steffè. Avanti a cercare ancora Camara, ottimo controllo da parte di Gaston. Rientra, poi cerca Bonazzoli, questa volta non è in fuorigioco. Bonazzoli ancora una volta alla chiusura. Occhio perché intanto si inserisce Venturini, prova il mancino. Tiro dalla bandierina intanto per il Cittadella che vuole farsi vedere in avanti. Parte il cross in mezzo, non la tocca nessuno. Dall'altra parte c'è la traversa colpita dal Cittadella. Si salva l'Inter in questo caso. Occhio perché intanto Camara recupera il pallone. Scappa Camara, entra in area. Camara 3-0, il gol di Gaston Camara. Bravissimo a recuperare il pallone. Fa poi tutto da solo e lo fa molto molto bene. Cittadella 0, Inter 3, ecco qua, Camara entra in aria col piattone, va a battere Vaccarecci sul primo palo, c'è tempo per battere il calcio di punizione. La finta di Gnocchi, va Di Marco, tagliato sul secondo palo, cercare Rocca! Pallone che termina sul fondo di niente e su questa azione arriva anche il duplice fischio del direttore di gara. Rivediamo il colpo di testa di Rocca, pallone che termina alto di poco. Venturini fa partire il suo cross in mezzo, arriva il colpo di testa di Adu. Bonazzoli si gira, carica il mancino, questa volta non ha problemi Vaccareggi a bloccare. Ottima la sponda di Rocca per Bonazzoli, cercato il taglio bello per Camara, ottima chiusura da parte di Amato. Ventre si gira benissimo, Ventre, ma va a colpire ancora un suo avversario, poi Camara cerca il destro deviato. Rientra sul destro, Michael Ventre cerca un compagno libero, alla fine riesce a servire Steffè, zona tiro, il pallone di ritorno per Ventre, la gira, il pallone è in porta per il gol del 4-0, segnato da Michael Ventre al minuto numero 63. Chiama il pallone Ventre, gira subito verso la porta, c'è stata però la deviazione da parte di Ugo. Occhio per intanto a Cittadella con Adu, la risposta di Radu arriva poi con il mancino, il neo è entrato cane. Occhio intanto perché Ventre continua ad attaccare il pallone di tacco verso Di Marco, parte il cross a piano, non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Siamo intanto nel terzo minuto di recupero che si sta per chiudere. A questo punto aspettiamo davvero il triplice fischio che arriva in questo momento. L'Inter passa a Cittadella 4-0. Vediamo allora i risultati di giornata da disputare, ancora due partite, le vedete in grafica, Milan-Atalanta e Perugia-Chievo in programma domani, Brescia-Pescara 2-2, Udinese-Cagliari 3-3, la vittoria dell'Inter sul Cittadella per 4-0, vince il Cesena in casa dell'Hellas per 3-1 e poi reti inviolate tra Virtus Lanciano e Sassuolo. Classifica che recita così, ovviamente troverete molti
asterischi, non è questa ovviamente la classifica, ci sono molti asterischi perché complice anche il Viareggio, ci sono alcune gare da recuperare. Due notizie in chiusura che riguarda sempre il nostro settore giovanile: la prima, i complimenti a Roberto Samaden, nominato da FIGC Media tra i vicepresidenti del consiglio direttivo del settore giovanile scolastico, quindi anche noi ci uniamo ovviamente ai complimenti a Roberto Samaden. Infine bisogna farli complimenti anche ai nostri giovanissimi nazionali, perché l'Inter di Stefano Bellinzaghi e il Genoa si giocheranno la finale della 12ª edizione della Manchester United Premier Cup, torneo organizzato da Nike per la categoria appunto giovanissimi nazionali. Domani alle 10:30 il match decisivo contro i Parieta rossoblu. La formazione vincente avrà la possibilità di volare a Manchester il prossimo luglio per rappresentare l'Italia nella fase mondiale e inseguire il sogno della finalissima all'Old Trafford. Quindi complimenti anche ai nostri giovanissimi nazionali. Noi ci salutiamo con la grafica degli appuntamenti della serata, perché alle 21 potrete vedere la primavera Cittadella Inter, alle 23 la replica di Countdown. Domani, domenica 1 marzo, cominceremo con il live delle 13 la nostra rassegna stampa, e poi alle 16:45 in diretta dalla Meazza per accompagnarvi all'inizio di Inter-Fiorentina, e poi ci ritroveremo a partire dalle 20:30 per il dopogara. Per questa sera davvero tutto, grazie per averci seguito, ovviamente vi auguro una buona continuazione e vi aspetto domani.
bountiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Lega Serie A e Team presentano la Primavera Team. Amici di Interchannel, è la 18ª giornata del campionato Primavera Team. Cittadella Inter, torna in campo la squadra di Stefano Vecchi dopo la vittoria nel torneo di Viareggio, ma ormai anche quella vittoria va archiviata. È un bel ricordo, è stato bello festeggiare, ma adesso è arrivato il momento di ritornare in campo. Si ritorna in campo per rincorrere nuovamente il Milan, adesso lontano, 6 lunghezze, ma con una gara in più, perché infatti Inter Perugia, che si doveva disputare sabato scorso, alla fine è stata rinviata, si giocherà il 21 marzo alle ore 11. È un turno molto importante da non sottovalutare, oggi bisogna vincere, perché poi settimana prossima ci sarà il derby, domenica 8 marzo, la sfida contro i rossoneri, quindi è sicuramente una partita molto più importante anche alla luce di quella che è la classifica. Mentre le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, andiamo a vedere quelle che sono le formazioni, partendo dal Cittadella. 4-3-1-2, quello scelto da mister Giulio Giacomin, con Vaccarecci tra i pali, Venturini e Amato sono i due laterali difensivi, Rumleanski e Ugo in mezzo, a centrocampo Caccin, Xamin, Battagliarin in mediana, Adu alle spalle di Bizzotto e Bortoluz. Per quanto riguarda invece l'Inter, c'è una novità molto molto importante,
soprattutto per quanto riguarda il trio d'attacco. Radu tra i pali, Don Corriao, Sciacca e Di Marco in difesa, Steffè, Nucuri e Rocca in mezzo, Camara Bonazzoli e con il numero 11 il debutto ufficiale con la maglia dell'Inter Primavera per José Correia, che però chiameremo come lui tra l'altro vuole essere chiamato, Zeturbo. Squadra in campo agli ordini di Andrea Mei, di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Gentilini e Bianchini. E allora tutto è pronto per la quinta giornata di ritorno tra Cittadella e Inter. Cittadella reduce da un ottimo pareggio in casa del Chievo per 1-1, mentre settimana prossima andrà a giocare sul campo del Cesena. Per l'Inter, dicevamo, il prossimo turno vede i nerazzurri impegnati contro il Milan l'8 marzo, mentre l'ultima partita di campionato risale invece all'1-1 tra Udinese e Inter. Tra i diffidati per l'Inter c'è Palazzi che dunque parte dalla panchina. Andiamo a vedere anche chi c'è a disposizione di Mister Vecchi: Costa, Crosato, Della Giovanna, Gianfi, Popa, Miang, Lomolino, Palazzi, De Micheli, Bonetto, Ventre, Appia, invece insieme a Mister Giacomin, Zanin, Praticò, Varnier, Cane, Costa, Muraro, Rubin, De Pieri, Milanesi e Villanova. Tutto pronto dunque per l'inizio della quinta giornata di ritorno, 18ª giornata del campionato Primavera Team. Siamo all'antistadio del comunale tombolato di Cittadella, Cittadella che attaccherà in maglia granata da sinistra a destra dei vostri teleschermi, lo farà ovviamente dalla parte opposta all'Inter in completo bianco con inserti rossi, lo vedete proprio davanti alla nostra postazione con il numero 11, José Correia, Zeturbo, arrivato a gennaio dallo Sporting di Lisbona. C'è molta curiosità attorno alla Cittadella, soprattutto per quella che sarà la posizione in campo di Adu, giocatore ghanese, numero 10, che però può fare anche l'ala destra. Intanto il signor May dà inizio alla partita. Cittadella Inter, 18ª giornata del campionato Primavera Team. Primo pallone che viene orchestrato proprio dalla squadra di Giacomin, con Bonazzoli che va in pressione. Poi anche Steffè vuole andare a dar fastidio, il rilancio lungo di Amato a cercare il controllo di Pizzotto, pressato, si deve girare il numero 9, il pallone passa, viene raccolto da Doncor, anche lui un ritorno in primavera e ritorno da esterno laterale destro di difesa e dunque con Sciacaiao regolarmente in mezzo. Intanto controllo Di Marco, il pallone giocato in avanti verso Bonazzoli, viene raccolto dal capitano del Cittadella Xamin. Riceve dietro Rumleanski, la pressione degli avanti nerazzurri, il colpo di testa di Venturini, poi Di Marco prova a girarsi e riesce a guadagnare una rimessa con le mani sulla pressione di Caccin. Cittadella che si trova al 13° posto in campionato, penultimo con 15 punti conquistati, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi, ben 8 sconfitte. Non ci sono diffidati né squalificati per la formazione Giacomino. Occhio intanto alla verticalizzazione per Bonazzoli, arriva l'uscita in presa bassa di Vaccarecci, che dunque permette alla Cittadella di controllare un buon pallone. Poi ancora una volta Bonazzoli va a dar fastidio, alla fine il Cittadella si salva spazzando e mantenendo il pallone in campo. Il lancio lungo a cercare il taglio di Bortoluz, ma arriva ancora una volta la chiusura da parte della retroguardia nerazzurra. Si lotta ancora in mezzo, poi arriva Doncor a provare a mettere un po' di pulizia, si gira bene, si ferma, torna indietro da Iao, sempre si allarga molto bene Di Marco, mentre continua ad arrivare le indicazioni da parte di Stefano Vecchi. Correia, primo pallone toccato da Zeturbo, vuole andare in dribbling sulla sinistra, messo giù dal numero 5 Rumleanski, arriva al fallo in attacco però di Zeturbo, evidentemente qualche spinta di troppo, mentre Cittadella splende un attimo sole, temperatura assolutamente gradevole. Venturini gioca con Rumleanski, ancora la pressione di Bonazzoli. Allora Vaccarecci è costretto a tornare di nuovo da Rumleanski. Il colpo di testa di Iao stacca Rocca. Ancora Zeturbo in avanti verso Bonazzoli, il tocco in profondità. Alla fine Inter che riesce a ritrovare il pallone con Zeturbo che ha provato. Colpo di tacco verso Rocca. Buona la chiusura da parte del Cittadella. Xamin tocca con Battagliarin.
in verticale il pallone, cercare il taglio di Bortoluz, pallone decisamente troppo lungo, Radu senza problemi può bloccare la sfera, farla subito girare verso Di Marco. Cercata ancora una volta il lancio in verticale, arriva Steffè sul pallone, colpito da Adu, calcio di punizione. Per i nerazzurri, quando siamo al quarto minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato, proprio nell'antistadio del Tombolato, squadra che, stadio della prima squadra, lo vedete proprio sullo sfondo, gli spalti dello stadio del club veneto. Intanto Camara cerca il taglio centrale, si chiude a riccio la difesa del Cittadella, il pallone giocato in avanti, arriva l'ottima chiusura di testa da parte di Iao, che poi lotta con Bortoluz, che però la meglio, lato corto dell'area di rigore, uno sguardo in mezzo, alla fine torna indietro da Caccini, in mezzo si fa vedere Xamin, arriva l'ottimo ritorno da parte di Zeturbo, molto intelligente in questo caso a farsi vedere anche in fase difensiva, occhio perché Steffè intanto cerca il coast to coast, poi vuole il pallone verso Camara, arriva la chiusura da parte di Ugo e poi di nuovo indietro da Vaccarecci, il suo rilancio a cercare il colpo di testa di Bortoluz, si alza però la bandierina dell'assistente Gentilini, fuori gioco dunque segnalato al numero 11, fuori gioco di rientro e evidentemente partito in ritardo Bortoluz. Cercato intanto il cambio di gioco verso Doncor, non riesce a controllare il numero 2 interista e spera che dunque va a terminare oltre la linea laterale del campo. Pallone già recuperato dall'Inter, solo per un attimo. Battagliarin alza un campanile su cui riesce ad arrivare Caccini in un primo tempo, poi Correia non riesce a controllarla, riesce invece a controllarla Doncor, poi c'è il lancio subito di Sciacca verso Camara, pallone che però è decisamente troppo lungo, hanno provato a ripetere quella che era stata l'azione vista contro il Parma nel torneo di Viareggio, in questo caso però Camara non è riuscito a controllare. Siamo reduci da una settimana di lavoro intenso per la primavera, che però ha culminato con la festa di giovedì sera, presenti anche tutti i vertici societari, il presidente Eric Toir, il direttore generale Marco Fassone, il direttore sportivo Piero Ausilio, il direttore del settore giovanile Roberto Samaden, insomma sicuramente una bella festa, ma adesso è tempo di giocare, basta festeggiare, anche perché c'è un secondo posto almeno da mantenere per evitare i playoff e poi a quel punto la squadra di Stefano Vecchi potrà concentrarsi già alle Final Eight. Intanto il pallone giocato in profondità sulla sinistra a cercare l'inserimento di Amato, pallone decisamente troppo lungo e irraggiungibile. Si ripartirà dunque con una rimessa con le mani in favore dei nerazzurri con Doncor che cerca un suo compagno libero. Pallone lungo, linea. Lotta bene Steffè in avanti. Provo a cercare il lancio in profondità verso Camaranzi, era Bonazzoli che si era abbassato per provare a controllare questo pallone, ma alla fine la rimessa con le mani è di nuovo per il Cittadella. Ugo torna indietro da Vaccareggi, Rumleanski va a Zeturbo a dare fastidio, recupera il pallone, non riesce però a controllarlo, alla fine però arriva Steffè. Rocca vuole provare a disturbare Venturini e alla fine spazza il più lontano possibile Vaccarecci. Cittadella che appare in leggera difficoltà, soprattutto in fase di impostazione. Palla al piede. Più volte Zeturbo e Bonazzoli sono andati a dar fastidio e sono andati molto vicini a recuperare il pallone. Donco. Riceve palla Radu. Il pallone è lungo verso Rocca, prova a prolungare di testa, non ci riesce. Ottimo il pallone in avanti verso Bortoluz, ancora una volta però posizione di fuorigioco segnalata al numero 11. Pallone molto bello quello giocato in verticale da Bizzotto, che ha provato a innescare il suo compagno di reparto con poco esito, ma era davvero un bel pallone. Radu col mancino la butta su. Radu convocato in settimana con la prima squadra, è partito per Cagliari, anche per lui una bella soddisfazione, portiere
estremamente affidabile, come già si è visto più volte in questa stagione. Non dimentichiamo che è un classe 97, quindi diciamo che la categoria, la classe uscente da questa primavera è la 96. Beh, per Radu, che è un 97, sicuramente già segnali molto molto incoraggianti. Buonazzoli gioca con Di Marco, lungolinea si fa vedere Zeturbo in mezzo, ancora a cercare Bonazzoli, riesce a controllare bene il pallone, si gira Bonazzoli, il pallone ancora sul sinistro, poi alla fine si accontenta di guadagnare un calcio d'angolo, il primo della gara per i nerazzurri al 9° minuto di gioco, sin qui ritmi piuttosto bassi, non molte occasioni, anzi non c'è stata neanche un'occasione in questi primi 9 minuti di gioco, risultato che dunque all'antistadio del Tombolato ancora sullo 0-0. Di Marco dalla bandierina va con il mancino tagliato sul primo palo, la gira Bonazzoli, alla fine arriva il tap-in di Yao, ma la rete è di Federico Bonazzoli che al 9° minuto porta in vantaggio l'Inter. Ottimo il taglio sul primo palo da parte di Federico Bonazzoli al suo gol numero 12 in 11 presenze con la maglia della primavera. Ottimo il taglio sul vertice dell'area piccola e poi la girata col mancino è semplicemente perfetta. Cittadella 0, Inter 1. Dunque Inter che passa avanti al 9° grazie alle reti di Bonazzoli. È davvero un momento straordinario per Federico dopo aver conquistato il premio di miglior giocatore al Viareggio, ovvero il premio Golden Boy. È stato anche capocannoniere con 5 reti realizzate in 4 partite. Pallone giocato ancora in avanti a cercare Bortoluz, arriva poi Adu, prova a metterla giù, viene messo invece a terra Doncor, calcio di punizione per l'Inter al 10°. Inter già avanti grazie al gol di Bonazzoli al primo, vero a fondo. La formazione di Stefano Vecchi è riuscita a trovare il gol del vantaggio, ottimo l'aggancio di Di Marco, anche lui si è allenato con la prima squadra in settimana ed è poi partito anche lui per Cagliari. Gnocchi, ottima l'apertura sulla destra per Doncor. Vuole giocare l'uno contro uno Doncor, il tocco verso Camarà, arriva Di Marco, zona tiro, vuole caricare il mancino, lo prova, col peso un po' trappato indietro, sfera che va a terminare sopra la traversa, era comunque una buona azione costruita dai nerazzurri, conclusa con il mancino alto di Federico Di Marco. Pronto al rinvio Vaccarecci, prova a staccare Gnocchi, alla fine c'è il colpo di testa da parte di Bortoluz, poi dopo un rimpallo in mezzo la sfera arriva ad Amato, il pallone lungo a cercare ancora una volta il taglio di Bortoluz, bravo e sicuro Radu a uscire a prendere il pallone. Di Marco pressato da Adu, rimessa con le mani proprio davanti alla panchina di Giulio Giacomin, dopo essersi ritirato nel 2006, dal 2008 al 2014, è stato il vice allenatore del Cittadella in Serie B. Il 22 luglio dell'anno che si è appena chiuso è stato nominato tecnico della formazione Primavera. Occhio intanto a Zeturbo che scappa sulla sinistra, vuole il sombrero, ancora si ferma, cerca la Rabona, giocata bella per Bonazzoli, arriva Di Marco sulla sinistra, alla fine arriva la chiusura della formazione Granata, pallone giocato in avanti ancora, rivediamo, la regia giustamente ci ripropone la Rabona di Correia per tutti Zeturbo. Finezza forse evitabile, avrebbe potuto giocare anche un pallone più concreto, ha cercato invece più la forma e non tanto la sostanza in questo caso Correia. Mentre che appare comunque in controllo della gara. Di Marco non riesce a cambiare gioco. Allora esamina a recuperare la sfera. Largo sulla destra si fa vedere Caccina, l'intervento di Di Marco e il pallone passa lo stesso. Bortoluz che sta svariando molto sul fronte offensivo. Nel frattempo Radu non rischia e spazza in tribuna. Tanti tifosi arrivati al campo di quest'oggi per seguire da vicino i campioni del Viareggio.
Marazzali si fa anticipare da Rumleanski. Riesce comunque a ripartire l'Inter con Doncor. Largo sulla destra c'è Camara. Uno contro uno per Gaston. Rientra sul mancino, pallone giocato in orizzontale che viene raccolto però da Venturini. Gnucuri per l'Inter. Si gira bene il numero 8 interista. In mezzo si fa vedere Di Marco, ancora il pallone sul mancino, Correia vuole girarsi, ancora Di Marco, un rimpallo, sfera che rimane lì, alla fine ci pensa ancora una volta Venturini ad allontanare, ancora una volta sfera che viene raccolta però da Gnucuri. Rock non riesce a girarsi, resta a terra invece Gnucuri sul contrasto di Adu, non ha avuto però alcun dubbio il signor Andrea May di Pesaro, sfera che dunque viene ridata al Cittadella, non c'è calcio di punizione. 14° minuto, Cittadella 0, Inter 1. Negli ultimi precedenti, Inter sempre vittoriosa nelle ultime tre gare. Il 4 ottobre, nella gara d'andata, finì 2-0 per i nerazzurri con le reti di Puskas e Ventre. Mentre nell'ultima gara giocata proprio in questo stadio, l'Inter passò 3-1 con le reti di Puskas, Acampora e Baldini. Buona Matteo, va bene. Altro errore in fase di impostazione per Vaccarecci. Allora Inter che vuole approfittarne ancora con Ezze Correia in mezzo a cercare Bonazzoli. Arriva Di Marco con il destro, non è il suo piede, ci ha voluto provare lo stesso. Tiro ancora una volta fuori fase che va a terminare sul fondo. È partito comunque bene come impatto Zeturbo. Si è fatto vedere già qualche volta sulla sinistra. Anche se sin qui tutta l'Inter sta giocando bene, sembra in grande controllo. Cittadella che per ora non ha ancora creato pericoli. Alla formazione allenata da Stefano Vecchi. Alza un campanile Doncor, il colpo di testa di Xamin, poi prova a staccare Bizzotto. Yao controlla e gioca con Di Marco. Gnucuri. Ancora Di Marco, bello il pallone lungo linea per Zeturbo, arriva l'intervento di Venturini in anticipo su Rocca, Cacin in mezzo, c'è ad attendere il pallone Steffè, occhio alla profondità subito dettata da Zeturbo, il pallone per lui, cerca il tocco in mezzo per Bonazzoli, pallone troppo lento giocato da Zeturbo. Non ha colpito benissimo con il mancino, stava comunque arrivando Federico Bonazzoli. Cambio di gioco di Di Marco a cercare Doncor, ottimo lo stacco da parte di Amato, bravo però Doncor a ritrovare la sfera, vuole guardare in mezzo, cerca di prendere il fondo Doncor, l'uno contro uno con Amato che va ad affondare il tackle e a consegnare una rimessa con le mani all'Inter al 16° minuto di questo primo tempo. Inter avanti grazie al gol di Federico Bonazzoli. Il movimento di Steffè riceve da Doncor che fa partire il cross basso, allontana la retroguardia veneta. Difende palla Bizzotto, Gnucuri a dargli fastidio, bravo Bizzotto in questo caso a ritrovarlo. Poi è anche fortunato perché riesce a servire Amato. Il colpo di testa di Yao, Gnucuri prolunga ma non c'è Bonazzoli. Di Marco, altro errore da parte di Di Marco. Intanto converge Caccini in mezzo, era bello il taglio di Adu, ottimo però l'impegno di Nianfi, altro pallone giocato sulla sinistra per Zeturbo, bello ancora una volta il cambio di gioco di Steffè, poi Zeturbo bisticcia col pallone, alla fine lo perde, Xamin si rifugia indietro da Vaccarecci, tocco corto per Rumleanski. Xamin apre sulla sinistra per Amato, capitano della Cittadella che ha il compito di mettere ordine a quelle che sono le manovre del club Granata. Occhio intanto perché Bortoluz prova a girare, si vuole il destro, pallone centrale, arriva la parata da parte di Andrei Radu. Tiro potente ma non preciso, in due tempi Radu blocca. Doncor, si fa vedere Steffè, più volte ha già cercato il cambio di gioco sulla sinistra per Zeturbo. Ha
Rimessa con le mani nel frattempo per l'Inter al minuto numero 18. Sciacca gioca con Yao, poi Di Marco. Lungolinea, altro errore, ancora una volta Federico Di Marco non riesce a servire un suo compagno. Siamo bianchi noi! C'è infatti subito Mister Vecchi che va a strigliare Federico Di Marco. Tanti gli errori in effetti in fase di impostazione da parte di Federico, lui che ci è abituati a ottime sgroppate sulla mancina, e poi anche a molti passaggi sempre molto pericolosi. Siamo curiosi di vedere se quest'oggi dovesse riuscire a segnare Giacomo Sciacca, se poi andrà effettivamente a risultare come ha promesso nelle ultime settimane. Il lancio lungo di Ugo a cercare Bizzotto, cioè l'ultimo tocco da parte proprio del numero 9, allora rimessa con le mani in favore dei nerazzurri, quest'oggi vestiti di bianco. Steffè alle sue spalle sbuca Amato, bravo a sfilargli il pallone. Cacin sbaglia il tocco in profondità verso Bizzotto, Doncor intelligentemente si rifugia da Sciacca. Il cambio di gioco da parte di Di Marco, da parte di Sciacca per Di Marco. Tocco arretrato, questa volta per Yao. In avanti riceve Camara. Prova ad andare via in dribbling Gaston Camara, alla fine però va a commettere fallo, poi gesto di stizza da parte di Camara che va ad allontanare il pallone, non deve prendere cartellini di questo tipo. Gaston Camara. Anche perché nel prossimo turno, vi ho già ricordato, la sfida contro il Milan, l'unico diffidato per l'Inter è Andrea Palazzi. Che di fatto è oggi in panchina e vedremo poi a seconda di come si metterà la gara. Se Mister Vecchi proverà a metterlo in campo, anche se è sconsigliabile l'utilizzo di Palazzi, soprattutto lui che è uomo derby. Intanto Zeturbo controlla il pallone, lo mette giù, torna indietro da Michele Rocca, largo sulla destra, si fa vedere Doncor che arriva sempre sulla sua corsia, lungolinea, arriva anche Camara, il pallone proprio per lui, Steffè, lato corto dell'area di rigore, fa partire il cross basso, contrato, calcio d'angolo per l'Inter al minuto 21 del primo tempo, altro tiro dalla bandierina per i nerazzurri che proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo sono riusciti a trovare il gol del vantaggio al minuto numero 9 con Federico Bonazzoli. E Camara adesso sul punto di battuta. Parte il suo cross in mezzo a cercare Yao. Alla fine allontana Adu. La mette giù Gnucuri. Sciacca. Doncor allarga su Di Marco. Cerca il pallone in mezzo per Zeturbo, riesce a controllarlo, bravo poi a lottare e a mantenerlo. Cambio di gioco verso Gnucuri, Camara riesce a servire Steffè, si torna indietro da Gnucuri, Inter che vuole provare a guadagnare qualche metro di spazio per riuscire a dialogare con un fraseggio corto, ma sin qui la Cittadella si chiude bene, le due linee difensive centrali accorciano molto bene. Adu cambia gioco sulla destra dove c'è Venturini, parte il traversone in mezzo, arriva la buona chiusura da parte di Sciacca, poi in presa alta arriva Radu, fa sua la sfera, pallone giocato corto per Sciacca. Radu, l'errore da parte dell'estremo difensore nerazzurro, per poco non va a innescare Adu. Fine Inter che riesce a ripartire con Rocca, bello il pallone, peccato troppo lungo per Bonazzoli, ha cercato il tocco d'esterno destro Michele Rocca. Dopo la bella chiusura della difesa interista, Bonazzoli era partito bene con i tempi giusti, pallone leggermente lungo
e raccolto dalla difesa del Cittadella. 23 minuti di gioco, si è chiuso il primo quarto di gara con l'Inter avanti 1-0 grazie al gol di Federico Bonazzoli. Al suo 12° gol stagionale con la maglia primavera in 11 partite. Occhio perché Camara recupera un pallone in mezzo, si fa vedere Bonazzoli, il sombrero da parte di Camara, è tutto solo. Camara, fuori. Calcio d'angolo, c'è il ritorno da parte del numero 6, Ugo, con un Camara che però ha aspettato un po' troppo. A tu per tu con il portiere, ha fatto molto bene, poi qua ha atteso di piazzare il pallone, c'è stato il ritorno da parte di Ugo. Allora, calcio d'angolo per l'Inter a un passo dal 2-0 con Camara. Parte il cross di Di Marco sul secondo palo, il colpo di testa di Doncor, la gira a Bonazzoli, pallone che viene però bloccato dal portiere Vaccareggi, altra buona occasione per l'Inter. Poco dopo quella di Camara, questa volta è Bonazzoli a girare dopo la sponda di Doncor, para Vaccareggi. Cerca intanto Battagliarin di far girare il pallone verso Amato, ma va a regalare il pallone in nerazzurri. Cittadella che ha già effettuato fin troppi errori in fase di impostazione. Lo scambio tra Radu e Yao, il rilancio del portiere interista, poi Zeturbo ritrova lì il pallone largo, c'è Camara, il pallone è per lui, ancora Camara, si ferma fuori Zeturbo, il doppio passo di Camara, Gnucuri prova a girarla subito verso la porta di Vaccarecci, pallone che termina però alto, era una buona idea quella di Gnucuri, bello il pallone di Camara, ma al 25esimo altra occasione sfumata per la formazione di Stefano Vecchi. Sarà inserito molto molto bene Gnucuri, che da qualche mese ormai, anziché giocare come mezzala, viene utilizzato da Stefano Vecchi in cabina di regia, e effettivamente Gnucuri sta disputando una buona stagione. Eccolo qua, proprio Gnucuri, il cambio di gioco verso Zeturbo, che sbaglia però il controllo. Dicevamo di Zeturbo, 3 reti per lui in 5 gare nella Youth League, quella che è di fatto è la Champions League delle squadre primavera. Lui chiara con la maglia dello Sporting, arrivato a gennaio dall'Inter. Doncor torna indietro da Radu, ha tutto il tempo per controllare, prendere la mira e sparare lungo. Va Rocca a staccare bene Bonazzoli, si inserisce Di Marco, il pallone è per lui, Di Marco guarda in mezzo, fa partire il cross sul secondo palo, pallone decisamente troppo lungo e fuori fase, sfera che termina sul fondo. E allora ancora Cittadella 0, Inter 1, minuto numero 27, inquadratura per Michele Rocca, che dava proprio indicazioni a Dima, ovviamente Federico Di Marco. Rilancio di Vaccareggi, il colpo di testa di Bizzotto, Bonazzoli prova a prolungare verso Camara, poi Steffè solo per un attimo, arriva ancora Bortoluz, Xamin in avanti verso Bizzotto, il pallone per Bortoluz che vuole il destro, arriva la chiusura di Yao, poi si ritrova lì il pallone, ancora una volta il numero 11 del Cittadella, senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta, ancora una volta bello il pallone filtrante del numero 9, anche se Bortoluz ancora una volta in questo caso non riesce a concretizzare. Di Marco, Zeturbo, ancora Di Marco, eccolo il cambio di gioco, questa volta è perfetto. Camara la mette giù, vuole prendere il fondo, è partito Camara, Camara fa partire il cross chiuso, Inter che guadagna un calcio d'angolo, anzi no, l'assistente aveva alzato la bandierina, infatti adesso fischia l'arbitro dopo aver aspettato 20 secondi buoni, anche se l'assistente aveva effettivamente segnalato il calcio d'angolo, lo avevamo visto con la bandierina dare
Indicazione all'arbitro, lo vediamo, qua il pallone da questa postazione non riusciamo a capire se sia uscito, ma lo vedete lì dietro, il guardaline che indica la bandiera. Occhio che il calcio d'angolo è già battuto, ma si salva il Cittadella. Gnucuri cambia gioco sulla sinistra per Doncor. Di Marco, fa partire il cross sulla corsia opposta, arriva ancora una volta Camara, sfortunato, l'ultimo tocco è il suo. Rinvio dal fondo, allora per il Cittadella, questo è il taglio di Camara. Suo, l'ultimo tocco. ...29 sul cronometro, Cittadella 0, Inter 1 al diciottesimo... nella diciottesima giornata del campionato primavera. Inter che torna in campo dopo la vittoria nel Viareggio, dopo le due settimane infernali con 8 gare in 16 giorni, contando anche quella di Codroipo contro l'Udinese, concluse però con la splendida vittoria nella finale della Coppa Carnevale contro l'Hellas Verona. Inter che nel frattempo può beneficiare di una rimessa con le mani. Bonazzoli, fallo di mano, immediatamente ravvisato dal direttore di gara. Allora calcio di punizione che viene guadagnato dalla formazione di Giacomin. Riceve mezzo Xamin. Caccin si gira, fa strada sulla destra Venturini, c'è l'anticipo di Di Marco, pallone pericoloso giocato in orizzontale. Ancora Xamin prova ad alzare il ritmo il Cittadella, ma Staffè è bravo a recuperare il pallone e a girare bene sulla destra per Doncor, che manca il primo aggancio, poi riesce a tenere il pallone in campo. Sfera che viene raccolta però da Amato. Arriva Gnucuri a coprire e a chiudere, ancora un rimpallo favorisce Amato, il pallone in mezzo giocato verso Bortoluz, cerca ancora una volta il tiro in diagonale, ancora una volta arriva la chiusura di Yao, azione molto simile a quella vista in precedenza, altro pallone filtrante per Bortoluz, altra chiusura da parte di Yao. Cerca la girata subito di prima, Bizzotto. Non si capisce però con i suoi compagni di squadra. Allora si ripartirà con un rinvio dal fondo. Gnucuri, sciacca. In avanti verso Bonazzoli. Non riesce però ad agganciare. Venturi, Xamin. Ritorna di nuovo indietro da Ugo, poi riesce a far girare bene il pallone Bizzotto, rilancio ancora una volta lungo, altro errore però, questa volta né Bortoluz né Bizzotto sono partiti in profondità, sfera che dunque viene raccolta da Radu, giocata per Sciacca, poi il cambio di gioco per Di Marco, in questo caso errore da parte del capitano Giacomo Sciacca. Caccin pressato da Di Marco, si fa vedere Venturin, parte il cross, mette fuori Giacomo Sciacca, il colpo di testa da parte di Ugo, ancora una volta in avanti Di Marco, lascia rimbalzare il pallone, scelta rischiosa e alla fine esce Radu, fa sulla sfera intelligentemente, non ha fretta nel rimettere il pallone in campo. Doncor, Gnucuri, cambia gioco verso Di Marco, ottimo il tocco per Rocca, cercato ancora una volta il pallone verso Camara, ottimo il controllo uno contro uno con Amato, va ancora Camara, vuole prendere il fondo, si ferma Camara, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è proprio di Gaston. Allora, rinvio dal fondo per il Cittadella, 33 minuti sul cronometro di questo primo tempo. Inter sempre avanti 1-0 grazie al gol di Federico Bonazzoli. Sì, raga, dai. Va bene, va bene.
prende appunti in panchina Stefano Vecchi, si avvicina alla fine del primo tempo. Zeturbo si ferma, scivola e alla fine perde il pallone. Cambio di gioco di Xamin verso Battagliarini, il colpo di testa di Doncor raccolto da Amato. Adu gioca in verticale verso il numero 11 Bortoluz. Per Bonazzoli è la quinta gara consecutiva cui va a segno. Dopo quelle del Viareggio, anche oggi un gol. Intervento da parte di Sciacca, passa comunque il pallone, parte il cross, chiude Gnucuri, si rialza nel frattempo il giocatore del Cittadella. Occhio però al contropiede dell'Inter con Gnucuri che può allargare sulla sinistra, si fa vedere Di Marco, il pallone proprio per il numero 3, di nuovo in mezzo da Gnucuri, larghissimo, sempre solo Camara, cercata la verticale verso Steffè, arriva la chiusura da parte di Ugo, poi riesce a recuperare bene Bizzotto. Tocco per il numero 9, chiuso Camara, uno contro uno Camara, il pallone verso Bonazzoli, la sfera sul mancino, Bonazzoli cambia gioco, arriva Rocca, controllo, tiro, Michele Rocca 2-0, ottimo il diagonale mancino da parte di Michele Rocca che al 35esimo va a raddoppiare per l'Inter. Bello il tocco di Bonazzoli, bello l'inserimento di Michele Rocca, controllo e tiro nell'angolino, Cittadella 0, Inter 2. Rivediamo giustamente il controllo di destro, il tiro con il mancino da parte di Michele Rocca, anche lui uno dei più positivi al torneo di Viareggio. Michele Rocca che a questo punto punta deciso alla doppia cifra, ottavo gol. Ottavo gol per lui in stagione. Con Michele Rocca dunque molto bravo a farsi vedere in avanti. Il tocco in avanti a cercare Bortoluz, si fa vedere Venturini. Guarda in mezzo, riesce a tenere il pallone in campo, rientra sul mancino, fa partire il traversone, può controllare dalla parte opposta. Battagliarin, Radu riesce a deviare, rischio però per l'Inter al 36esimo, un minuto dopo il gol del 2-0, Battagliarin mette paura a Radu, bravissimo a chiudere e poi anche un po' fortunato. Testa lì, gas, fermo lì. Guarda quelli che entrano. Calcio d'angolo dunque per il Cittadella. Salgono tutte le torri. Parte il cross sul secondo palo. Pallone lungo ma che viene raccolto da Adu. Parte il controcross che va a terminare però dalle parti di Radu. Parte intanto il contropiede dell'Inter con Camara che abbassa la testa e accende il turbo. Lato corto dell'area di rigore. Camara rientra sul destro. Camara zona tiro, il tocco dall'altra parte. Il controllo ancora una volta da parte di Steffè che non è riuscito però a trovare il gol del 3-0, ottima risposta da parte di Vaccarecci. Si continua a giocare, Zeturbo si gira bene, Zeturbo fa tutto da solo, bello il filtrante per Bonazzoli, si alza la bandierina, non sono così convinto però che ci sia stata questa posizione di fuorigioco. Bello il pallone di Zeturbo. E no, forse il leggero anticipo parte Bonazzoli, mentre rivediamo invece l'altra occasione, quella capitata sul destro di Steffè, tira un po' centrale, resta in piedi fino all'ultimo Vaccareggi e riesce a respingere. Pallone in avanti, a cercare ancora una volta Bizzotto, ma alla fine chiude Sciacca. Steffè si ferma, intelligentemente torna indietro da Gnucuri, cambio di gioco per Michele Rocca.
sale Di Marco, pallone per lui, uno sguardo in mezzo, parte il cross deviato, calcio d'angolo per l'Inter, in cui l'Inter sui tiri della bandierina è sempre stata pericolosa. Allora vediamo se al 39esimo di questo primo tempo l'Inter ha già la possibilità eventualmente di chiudere la partita. Parte il cross di Di Marco in mezzo, chiude la difesa del Città. Amato, quel mancino lungo linea, riesce a metterla giù Bizzotto, sbuca alle sue spalle Doncor, pallone recuperato. Non riesce a ripartire il Cittadella perché l'Inter sin qui sta legittimando assolutamente il doppio vantaggio sia in fase di costruzione che in fase difensiva, mai concessa tranne in occasione del tiro di Battagliarin. Un momento positivo al Cittadella, Inter che ha sempre avuto il controllo del pallone. Bonazzoli non riesce a controllare, occhio allora alla ripartenza del Città con Adu che riceve da Battagliarin. Bizzotto, il pallone sul destro, zona tiro, ci prova, giro, ha cercato l'angolo alto, pallone che è terminato però sul fondo. Ha preso la mira senza però riuscire a inquadrare poi lo specchio della porta. Dai, allungala una volta, dai, vieni, lo sai. Vieni, ama. 40 sul cronometro del primo tempo, poco più di 5 minuti di recupero. Poi sarà intervallo di questo Cittadella Inter. Inter avanti 2-0 grazie al gol al nono di Bonazzoli al 35esimo di Rocca. Adu, intervento sul pallone. Doncor, Camara, torna indietro da Steffè, in avanti a cercare ancora Camara. Ottimo controllo da parte di Gaston. Rientra, poi cerca Bonazzoli, questa volta non è in fuorigioco. Bonazzoli, ancora una volta la chiusura da parte di Vaccarecci. Poi il pallone non è uscito. Amato riesce ad allontanare la sfera dalla zona pericolosa. Inter ancora una volta a un passo dal 3-0. Dopo Steffè anche Bonazzoli ha sfiorato il triplo vantaggio. Di Marco, Niucuri, Camara, guarda in mezzo, taglia dentro Bonazzoli, cercato proprio il numero 9, chiude Ugo con l'aiuto di Amato. Sarà fatto vedere anche Di Marco, che viene coperto, ruolo in questo momento di terzino sinistro da Rocca, lo vedete proprio il numero 10 in fase di ripiego, molto intelligente Michele Rocca. Gran senso della posizione, sempre molto bravo ad inserirsi, sempre molto bravo anche a dare una mano in fase difensiva. Giocatore delle incredibili qualità atletiche. Cercato di nuovo però il tocco avanti, poi occhio perché Yao aveva toccato dietro per Radu che però era in presa bassa, anzi era Doncor, non si è capito. Anzi no, era Yao che non si era capito evidentemente con Radu. Occhio perché intanto si inserisce Venturini. Prova il mancino. Ottima risposta da parte di Radu. Dovrebbe esserci stato il tocco del portiere. Rivediamo, rientra bene Venturini. Il pallone sul sinistro, cerca il tiro. C'è effettivamente stato un tocco di Radu. E allora calcio d'angolo. Avevamo visto bene, gran parata da parte di Radu con la mano di richiamo. Sfera che però probabilmente sarebbe uscita, di poco, ma sarebbe uscita. Tiro dalla bandierina intanto per il Cittadella che vuole farsi vedere in avanti. Parte il cross in mezzo, non la tocca nessuno. Dall'altra parte c'è la traversa colpita dal Cittadella. Si salva l'Inter in questo caso dopo il tiro dalla distanza cercato da Xamin. Occhio intanto però al contropiede dell'Inter con Camara che la mette giù. Rientra larghissimo sulla corsia di destra, c'è Doncor, Niucuri, il cambio di gioco verso Rocca, non la tiene in campo, ma andiamo a rivedere quella che è stata la traversa colpita dal Cittadella. Eccolo qua, il cross non la tocca nessuno, fuori c'è Xamin che carica bene il destro, punta del piede bassa, lascia andare bene la gamba e spera che va a stamparsi sulla traversa
Nell'ora al 42esimo, altra occasione per il Cittadella, questa volta con Xamin. No, ancora. In mezzo verso Camara, Gnucuri apre a memoria per Di Marco. Fa partire il cross, bello verso Bonazzoli. Chiude Caccin, poi messo giù proprio da Federico Di Marco. Si avvicina l'intervallo, meno di due minuti più recupero. Amato gioca con Xamin, ancora Amato. Tocco arretrato verso Ugo. Vaccarecci, di nuovo il tocco corto. Occhio perché intanto Camara recupera il pallone, scappa Camara, entra in area Camara, 3-0 il gol di Gaston Camara, bravissimo a recuperare il pallone, fa poi tutto da solo e lo fa molto molto bene, va a battere Vaccarecci al 44esimo del primo tempo, Cittadella 0, Inter 3, ecco qua Camara entra in area col piattone, va a battere Vaccarecci sul primo palo, niente ha potuto l'estremo difensore del Cittadella, errore grave però da parte della retroguardia Beneta, che va dunque a regalare il gol del 3-0. Con il gol di Camara a questo punto la partita è già indirizzata, con i tre punti che prendono già la via di Milano. Bisogna dire che però il Cittadella nel suo momento migliore ha sbagliato dietro andando a prendere il gol del 3-0. Rock. Meno di 30 secondi al termine del primo tempo. Zeturbo, lo scambio con Gnucuri, cercato Di Marco e trovato, anche con un po' di fortuna. Zeturbo messo giù, calcio di punizione. Vediamo se l'arbitro darà il tempo per abbattere questo calcio di punizione. Vediamo Di Marco, Steffè e Gnucuri sul punto di battuta. Non c'è Rocca, che invece era il giocatore addetto alle punizioni al Viareggio. Ma seguì tutto molto facile per l'Inter. Gnucuri con il destro, Di Marco con il mancino. C'è tempo per battere il calcio di punizione. La finta di Gnucuri, va Di Marco, tagliato sul secondo palo, cercare Rocca. Pallone che termina sul fondo di niente e su questa azione arriva anche il duplice fischio del direttore di gara. Rivediamo il colpo di testa di Rocca, pallone che termina alto di poco sopra la traversa. Finisce dunque il primo tempo con le reti, la prima di Bonazzoli che gira direttamente dal calcio d'angolo battuto da Di Marco, questo al 2-0, Bonazzoli che poi diventa assist man. Rocca controlla e tira in diagonale per il gol del 2-0, il 3-0 è tutto frutto di Camara che prima recupera il pallone, entra in area e batte Vaccarecci. Dunque Inter avanti 3-0 nell'antistadio del tombolato di Cittadella, per noi qualche minuto di pausa e poi di nuovo qui per i secondi 45 minuti di Cittadella-Inter, 18esima giornata del campionato Primavera Team, a tra poco. Ci aspetta una stagione di Formula 1 imperdibile, con tutti i gran premi in diretta in HD e 11 straordinari esclusive live. Vi portiamo subito in prima fila con il Gran Premio di Australia e poi Malesia, Bahrain, Spagna, Canada, Austria, Germania, Belgio, Giappone, Russia, Messico. Live li vedi solo con noi. Tutti i gran premi in diretta in alta definizione sono solo su Sky Sport Formula 1 HD. Non potete scartarmi così. Canto, ballo, recito, sono l'unico. Giudici, occhio alla testa. Italia's Got Talent. Da giovedì 12 marzo. Solo su Sky 1. Capite? Valenti. Inter Young è l'appuntamento settimanale con il settore giovanile nerazzurro. Primavera, juniores Berretti, allievi nazionali serie A e B, allievi nazionali Lega Pro e giovanissimi nazionali.
tutti i martedì alle 18.45. Immagini e interviste esclusive vi racconteranno i giovani campioni del nostro vivaio. 15 minuti insieme per seguire risultati, classifiche e tanti gol. Con Inter Young vivrete tutte le emozioni dei giovani nerazzurri, solo su Inter Channel. Di nuovo collegati con l'antistadio del comunale di Tombolato per Cittadella Inter, 18esima giornata del campionato Primavera Team. Inizia in questo momento il secondo tempo, si riparte dal risultato di 3-0 grazie alle reti segnate da Borazzoli, Rocca e Camarà. Dunque un primo tempo tutto a tinte nerazzurre. Andiamo a rivedere quelli che sono anche gli schieramenti, a partire dai padroni di casa del Cittadella, che confermano dunque il 4-3-1-2. Non ci sono cambi rispetto al primo tempo, con Vaccareggi tra i pali, Venturini, Rumleanski, Ugo e Amato sulla linea difensiva, Caccin, Xamin e Battagliarin in mezzo, Adu alle spalle di Bizzotto e Bortoluz. Per quanto riguarda invece la formazione di Stefano Vecchi, Radu tra i pali, Don Corriao, Sciacca e Di Marco sulla linea difensiva, Steffegnu, Curie, Rocca in mezzo, Camara, Bonazzoli e Correia sulla linea difensiva. O meglio, sulla linea d'attacco. Intanto passa, cioè il primo minuto del secondo tempo, con risultato che è ancora sul 3-0, ovviamente, per i nerazzurri. Il rilancio lungo in avanti, corto a cercare Caccin. Viene raccolto ancora una volta da Rocca e arriva il calcio di punizione, questa volta per il fallo proprio del numero 10 nerazzurro. Vuole provare a far girare il pallone il Cittadella con il lancio lungo verso Adu, arriva la chiusura da parte di Doncor, era partito in profondità anche Amato, allora si riparte con un calcio d'angolo per il Cittadella al secondo del secondo tempo. Cittadella 0, Inter 3. Si riempie nel frattempo la pista da ballo all'interno dell'area di rigore. Parte il cross alto sul secondo palo a cercare Adu, che riesce a metterla giù ma non a tenerla in campo. E allora si ripartirà con un rinvio dal fondo in favore dell'Inter, forte del triplo vantaggio in questo secondo tempo. Chissà che non ci sia spazio anche per quello che può essere qualche cambio, un po' di turnover, visto che comunque il derby di settimana prossima, derby importante soprattutto per la classifica, visto che comunque una vittoria nel derby permetterebbe all'Inter di riavvicinarsi ulteriormente. In questo momento sono 6 punti di distacco dal Milan, forte però della gara in più. In caso di vittoria eventualmente contro il Milan e in caso di arrivo a pari punti, l'Inter sarebbe davanti per lo scontro diretto, ricorderete all'andata il 4-1 con cui i nerazzurri riuscirono a sconfiggere proprio il Milan di Cristian Brocchi. Di Marco, il lancio lungo in avanti a cercare Bonazzoli, partito però anche in questo caso in posizione di fuorigioco. Quando non deve impostare la difesa del Cittadella, tutto sommato riesce anche a muoversi con i tempi giusti. Più volte Bonazzoli si è stato fatto trovare in fuorigioco, e allora un Cittadella che sin qui almeno in fase difensiva ha retto. In che modo? Beh, ha retto nel senso che negli uno contro uno non è mai andata in difficoltà. C'è da dire che però quando sei sotto i 3 reti evidentemente qualcosa non va sui cambi di gioco, ma soprattutto in fase di impostazione è andata in grande difficoltà la squadra allenata da Giacomina. Basti pensare al gol del 2-0 con il tocco di Bonazzoli per Rocca, e poi invece quello del 3-0 con Camara, bravissimo a fare invece tutto da solo. Trova il pallone Venturini, avanza ancora verso Adu, il tocco in avanti a cercare il taglio di nuovo di Venturini, che era partito praticamente dalla propria area di rigore, ma alla fine il pallone viene allontanato da Radu
Il colpo di testa cercato ma non trovato da Steffè, lo mette giù Battagliarin, poi Adu vuole caricare il destro, pallone che non si abbassa e va a terminare sul fondo. Niente da fare per il trequartista del Cittadella, che ha provato con la soluzione della distanza senza però andare a inquadrare minimamente lo specchio della porta, difesa da Andrei Radu. Altro pallone giocato lungo, ancora Adu va a lottare con Gnucuri, alla meglio quest'ultimo, alla fine l'Inter si rifugia di nuovo indietro da Radu. Sciacca, lungo linea per Doncor, si gira, Doncor non riesce però a trovare Camara, avrebbe potuto anche servire di nuovo Sciacca, c'era lo spazio eventualmente per chiudere un triangolo, non ha voluto rischiare Doncor in questo caso. Riceve in mezzo a Adu da Bizzotto, si fa vedere Caccin largo sulla destra, c'è ancora Venturini, fa partire il suo cross in mezzo, arriva il colpo di testa di Adu, ancora una volta si fa vedere in avanti il numero 10 del Cittadella, dopo il tiro dalla distanza ha cercato invece il colpo di testa, si è inserito con i tempi giusti senza però andare a creare pericoli, ancora una volta Radu, spostato intanto Steffè da Samin, si continua a giocare, lo stacco di Bizzotto falloso su Gnucuri, allora calcio di punizione per l'Inter al sesto del secondo tempo. Arriva il primo cambio nel frattempo con il numero 19 De Pieri che va a prendere il posto di Bizzotto, sì, sostituzione particolare, a mio avviso Bizzotto è stato uno dei migliori dei suoi, evidentemente mister Giacomin vuole passare a un 4-3-3 con De Pieri largo a sinistra, Adu largo a destra e Bortoluz in mezzo con il numero 11 e dunque De Pieri va a prendere il posto proprio di Bizzotto. Adu apre sulla sinistra dove c'è il neo entrato De Pieri. Ugo, il lancio lungo in avanti a cercare Amato che guarda in mezzo, fa partire il cross, sfera che dovrebbe essere uscita oltre la linea di fondo campo. Poi vediamo cosa decide il guardaline. Sì, era effettivamente uscita, e allora il primo cambio del Cittadella al 52esimo di questa partita. Inter, dicevamo, che arriva dalla vittoria del Viareggio, l'abbiamo celebrato più volte il titolo nell'edizione numero 67 della Coppa Carnevale, è un Inter che deve tornare a avere lo stesso rendimento visto in quelle due settimane centrali di febbraio anche e soprattutto in campionato, dopo che nelle ultime 7 gare prima del Viareggio l'Inter aveva faticato moltissimo trovando solo 3 vittorie, quello ovviamente non era lo stesso passo visto a inizio stagione. Certo, non si chiede alla formazione di Stefano Vecchi di mantenere lo stesso passo visto a inizio stagione, visto che 11 vittorie consecutive restano uno score impressionante, ma comunque quello che si è visto al Viareggio è sicuramente un Inter molto molto bella e con lo stesso atteggiamento questa squadra può ovviamente puntare al titolo di campione d'Italia. C'è stato intanto un fallo in attacco da parte di Adu su Yao, toccato duro il centrale interista, probabilmente nel momento del rilancio con il mancino ha lasciato andare la gamba e è andato a colpire Adu. Rivediamo se è stato così, si rilancia e non c'è volontarietà, non c'è il intenzionalità nel far male all'avversario, Yao ha solo rilanciato, poi è andato a impattare contro il piede del numero 10 del Cittadella, ovvero del classe 1997, Kingsley Adu Gyanfi, il suo nome completo. In avanti intanto proprio il numero 10 del Cittadella vuole controllare, si gira, guarda in mezzo, alla fine esce dal suo capitano che è Xamin, poi Amato, tocco lungo linea a cercare ma non a trovare De Pieri, arriva poi anche Battagliarin a dar fastidio, Sciacca in mezzo a due intelligentemente, riesce a trovare Camara, non aiutato dal rimpallo, allora arriva De Pieri, il tocco centrale per Caccin, altro cambio di gioco sulla destra per Venturini, De Pieri che gode evidentemente di grande libertà di movimento,
viene a prendersi il pallone Caccin, ancora De Pieri, esce questa volta bene in anticipo Di Marco, un rimpallo va ad aiutare Bortoluz, che vuole provare a girarsi, Gnocchi a dargli fastidio, Venturini, lato corto dell'area di rigore, va sul mancino in mezzo, cercato ancora una volta Bortoluz, che deve provare a girarsi, alla fine un rimpallo, riesce a chiudere la difesa dell'Inter, con la presa alta da parte di Andrei Radu. 3-0 in questo secondo tempo, al 55esimo, Inter forte di 3 reti, grazie a quelle di Bonazzoli al nono, Rocca al 35esimo, al 44esimo, Gaston Camara. Correia torna indietro da Di Marco, si è visto poco in questo secondo tempo, José Correia che salta un uomo, poi va a tornare indietro da Gnucuri, il tocco in scivolata di Battagliarin. Fa perdere solo un tempo di gioco all'Inter, poi Doncor prova a rientrare, messo giù, occhio alla caviglia, probabilmente una leggera distorsione per Doncor, arriva anche il cartellino giallo, il primo di questa gara, gara sicuramente molto molto corretta, rivediamo, Doncor con un'ottima sterzata prende il centro, poi viene toccato sulla gamba sinistra, niente di grave, già in piedi Doncor zoppica leggermente per la botta, ma intanto è arrivato il primo cartellino della gara, ammonito Battagliarin. Quella che dicevamo, una gara assolutamente tranquilla, senza troppi interventi, dovrebbe essere arrivato probabilmente anche il primo cambio per l'Inter, perché vediamo José Correia, fai tutto quello che faceva lui, ok? In barriera, a saltare. Lascia il campo per Michael Ventre, primo cambio dunque per l'Inter al 56esimo, esce Correia, entra Ventre che va subito sul punto di battuta insieme a Di Marco, due uomini posizionati in barriera, vediamo se Di Marco va addirittura in porta o va al cross, va Di Marco tagliato sul secondo palo, pallone troppo telefonato per Vaccareggi che alla fine rischia qualcosa ma in due tempi blocca la sfera. Ancora Inter a dar fastidio in avanti, funziona molto il pressing del tridente interista. Bonazzoli si gira, carica il mancino, questa volta non ha problemi Vaccareggi a bloccare, legge bene la traiettoria del tiro del numero 9 interista. Bravo Giacomo. Eccolo qua, Bonazzoli ha cercato il mancino centrale, non ha avuto problemi. Continua a zoppicare nel frattempo Doncor, lo rivediamo, eccolo qui, riceve il pallone, ma ormai dovrebbe aver smaltito il colpo precedente. Il tocco in avanti a cercare un giocatore della Cittadella, il colpo di testa era di Amato, però né Adu, né Bortoluz, né De Pieri sono riusciti a trovare il pallone, in questo caso Radu la lancia lunga quando siamo per entrare nell'ultima mezz'ora di questa partita. Di Marco in mezzo per Steffè, in avanti ottima la sponda di Rocca per Bonazzoli, cercato il taglio bello per Camara, ottima chiusura da parte di Amato, calcio d'angolo per l'Inter, molto bello il taglio di Camara, molto bello il passaggio di Bonazzoli, molto molto bravo però bisogna dirlo il numero 3 del Cittadella Amato, rivediamo proprio il tocco di Bonazzoli, bravo Amato in scivolata ad anticipare Camara e a mettere in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina allora per l'Inter al minuto numero 59. Salgono tutte le torri, parte il cross in mezzo, palla che rimane lì, alla fine la trova in qualche modo Vaccareggi, vuole far subito ripartire l'azione ma alla fine regala il pallone a Steffè. Gnocchi, Doncor torna indietro da Di Marco, il cambio di gioco morbido per Yao. Rocca, lungolinea per Michael Ventre, in mezzo riesce a trovare Bonazzoli, poi in avanti ancora Inter che vuole giocare di prima, vuole giocare in maniera fin troppo spettacolare, Rocca la mette giù, il pallone sul destro, riesce ad allargare bene il gioco per Camara, ecco l'uno contro uno, Camara vuole prendere il fondo, si ferma, rientra sul mancino, raddoppiato, appoggia indietro da Doncor, in mezzo per Gnocchi, chiama il pallone Ventre, si gira Ventre, il tocco per Steffè, vuole il destro, va a colpire
Rocca, non è ancora finita. Ventre, si gira benissimo, Ventre, ma va a colpire ancora un suo avversario. Poi Camara cerca il destro, deviato, para. In presa sicura Vaccareggi, buona Inter in questi due minuti con il tiro deviato di Camara, parato da Vaccareggi. Inter che vuole continuare a spingere sull'acceleratore. Gnucuri rientra, gioca dietro da Ventre, in mezzo arriva la chiusura da parte di Vaccareggi, pallone troppo lungo per il taglio dell'attaccante interista. E allora Cittadella che vediamo come cercherà di giocare in questo secondo tempo, perché quando parti da un risultato di 3-0 è sempre difficile poi provare a riaddrizzare in qualche modo la partita. De Pieri lotta intanto, lato corto dall'area di rigore, torna indietro da Caccin, ancora per De Pieri. Altro pallone giocato indietro per Venturini, fa partire il cross, finisce a terra Adu, lascia correre il direttore di gara, poi Doncor in chiusura decisa. Su Amato non riesce a tenere il pallone in campo, rimasto con le mani per il Città. Vedete intanto in basso Stefano Vecchi, sempre in piedi, sempre pronto a dare indicazioni ai suoi. Xamina recupera il pallone, arriva il tocco di Bonazzoli, calcio di punizione già battuto. Xamina riceve da Adu, in mezzo si fa vedere Caccina, largo si propone Venturini, il pallone per lui, la mette giù di petto, scivola, riesce a rialzarsi. Evita l'intervento di Ventre, in mezzo verso Xamin, parte il pallone sul secondo palo, Battagliarin la rimette in mezzo, ritrova poi il pallone dopo la chiusura di Doncor, bravo a non farlo girare, a mettere in calcio d'angolo, minuto numero 62 del match con l'Inter avanti 3-0, ma col Cittadella che adesso prova a venire fuori con qualche occasione, si ripartirà con un calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Nel prossimo turno incontreranno il Cesena. Parte il cross sul secondo palo a cercare Adu, che di testa la rimette dentro, alla fine Doncor prima e Radu poi permettono all'Inter di ritrovare il possesso del pallone. Sciacca, serve Camara, si fa vedere molto l'arco a destra. Gnucuri, cambio di gioco per Steffe, viene a prendersi il pallone Rocca. Di Marco, lungolinea per Ventre, ancora Rocca, di nuovo indietro da Di Marco. Inter che vuole cercare di alzare il ritmo del fraseggio, tanti passaggi veloci per riuscire ad aprire la difesa del Cittadella. Gnucuri si ferma, elegante, riesce a servire Doncor. Steffe si rifugia indietro da Sciacca, sempre molto tranquillo Sciacca col pallone tra i piedi, difensore estremamente moderno Giacomo Sciacca. Ventre parte palla al piede, rientra sul destro Michael Ventre, cerca un compagno libero, alla fine riesce a servire Steffe, zona tiro, il pallone di ritorno per Ventre, la gira, il pallone è in porta per il gol del 4-0 segnato da Michael Ventre al minuto numero 63. Bella l'azione in verticale che proprio Ventre aveva aperto. C'è il pallone di ritorno da parte di Steffè. Chiama il pallone Ventre, gira subito verso la porta. C'è stata però la deviazione da parte di Ugo. La rete comunque del 4-0, gol di Michael Ventre. Allora 4-0 al 64esimo, Inter che a questo punto ha già, possiamo dirlo tranquillamente, la partita in mano, 4 reti di vantaggio, meno di mezz'ora da giocare. Vediamo come però il Cittadella cercherà di chiudere la partita. Di Marco nel frattempo raccoglie un pallone vagante. Inter sopra di 4 reti, torna al gol Michael Ventre, che non segnava dal 1° novembre 2014, 2-0 sul campo del Pescara. Intanto ancora Ventre prova a scappare, trattenuto, dovrebbe esserci il cartellino giallo, in questo caso per Venturini.
aspettiamo la decisione dell'arbitro che dovrebbe avere già in mano il cartellino. No, avevo visto male, no, niente, alla fine neanche cartellino giallo ci poteva stare, perché mentre era partito molto bene palla al piede, come in questo caso, ancora mentre riesce a servire Di Marco, fa partire il traversone teso, mette fuori Vaccareggi. Camara fuori per Doncor, cerca il cross sul secondo palo, non c'è assolutamente nessuno, alla fine neanche Di Marco può arrivarci perché era in fuorigioco. Eccola qua l'uscita alla Superman di Vaccareggi al 65esimo. Inter avanti 4-0 grazie al gol segnato poco fa da Michael Ventre, quinta rete stagionale per lui. Non segnava dal 1 novembre 2014, lui che comunque era partito molto bene con la doppietta nella vittoria per 7-0 a Perugia. Il gol subito nel turno successivo, proprio all'andata contro il Cittadella, e poi ancora una volta il gol anche nella giornata di ritorno. È pronto a entrare intanto con il numero 20 per il Cittadella. Milanesi. Entra dunque il numero 20 per il Cittadella, si tratta, dicevamo, di Fabrizio Milanesi, attaccante, è andato a prendere il posto di Bortoluz, che ha provato nel primo tempo a rendersi pericoloso con però poca fortuna, ha cercato un paio di tiri, tutte e due le volte è stato contratto da Yao. Ora dovrebbe esserci un altro cambio, questa volta per l'Inter, vediamo Michele Rocca che si avvicina alla panchina, al suo posto dovrebbe entrare, se non abbiamo visto male, Bonetto, è proprio così, allora ottima possibilità, chiedo scusa, ottima possibilità per Bonetto con il numero 21, lui che è la sua seconda presenza stagionale con la Primavera. Proprio Bonetto va subito a recuperare il pallone, ha cercato poi il tocco in profondità ma è arrivata la chiusura da parte della retroguardia del Cittadella. Bonetto che ha giocato 15 minuti sin qua con la Primavera, giocati a Pescara nella gara, diciamo, del 1 novembre, quando ancora non aveva segnato, o meglio, quando Michael Ventre aveva trovato l'ultimo gol della sua partita. Prova a far girare il pallone il Cittadella, ma è sempre Bonazzoli a dar fastidio. In questo caso Rumleanski gioca sulla destra con Cacin. Si sovrappone Venturini. Cacin fa ancora tutto da solo, alla fine lascia lì il pallone per Venturini, in mezzo si fa vedere Xamin, recupera Battagliarin, Amato in avanti a cercare il taglio di De Pieri, seguito da Sciacca, sfera che passa e viene raccolta da Raddu, se non abbiamo visto male sullo sfondo probabilmente era Correia. Sta andando verso gli spogliatoi, l'abbiamo visto nel momento dell'uscita dal campo con il parastinco in mano. Speriamo ovviamente non sia niente di grave per lui. Doncor, Sciacca, la butta su a cercare ma non a trovare Camara. Poi Bonazzoli, ancora dar fastidio, c'è però un fischio dell'arbitro al 69esimo. Sempre in tramati 4-0, arriva questo calcio di punizione in favore del Cittadella, pallone giocato sulla destra per Venturini, in avanti a servire il taglio di Adu, arriva anche De Pieri, il pallone sul mancino, arriva ancora Adu, Doncor, lotta, Sciacca e alla fine esce Radu. Inter che non vuole comunque concedere gol in questa partita. Una vittoria importante quella di oggi, innanzitutto perché non è mai facile tornare in campo dopo aver vinto una competizione come quella del torneo di Viareggio.
In questo è stato molto, molto, molto bravo mister Vecchio a mantenere alta la concentrazione. Certo, con tutto il rispetto per il Cittadella, il penultimo posto in campionato della formazione di Giacomin non rappresentava un ostacolo insormontabile. Il vero test arriverà domenica prossima alle ore 11 contro il Milan di Cristian Brocchi per provare a riprendersi subito la vetta della classifica. Da quel punto di vista la squadra è stata chiara. Abbiamo lasciato la vetta, abbiamo conquistato il Viareggio, adesso vogliamo riprenderci anche il primo posto in classifica. Calcio di punizione intanto per l'Inter, poco più di 20 minuti al termine della partita, con Ventre Steffè e Di Marco in zona battuta. Si allontanano Steffè e Di Marco, c'è Ventre. Intanto Steffè prova a dire qualcosa a Ventre. Vai, vai. Pronto ad andare Ventre intanto sul punto di battuta. Tutta in linea la difesa del Cittadella. Parte Ventre, il taglio è per Camara, la mette giù, deve provare a girarsi, vediamo se ci riesce. Il pallone non passa, alla fine Amato allontana, De Pieri, occhio alla ripartenza del Cittadella, però ne è giocato in avanti per Battagliarin. Yao è bravo ad accontentarsi della rimessa con le mani. Abbiamo visto anche Fabio Della Giovanna proprio lì davanti alla panchina di mister Vecchi. Chissà che non sia lui il prossimo a entrare, o probabilmente va a iniziare quella che è la sua fase di riscaldamento. Eccolo qua Doncor con le mani in avanti verso Camara. Arriva la chiusura da parte di Amato, arriva poi anche il fischio dell'arbitro. Pallone che evidentemente ha varcato per intero la linea laterale del campo. Bonazzoli non colpisce il pallone, Bonetto poi lo recupera e va a giocare verso Ventre. Si butta in avanti subito Bonetto, rientra sul destro Ventre a cercare il taglio di Di Marco. Arriva la chiusura da parte del Cittadella, poi gioca in avanti in contropiede la formazione di Giacomini con De Pieri, preso in contrattempo Venturin. Occasione decisamente importante per il Cittadella, che però sfuma perché Venturin stava già andando in avanti. Il pallone invece era stato giocato sui piedi e non è riuscito a controllarlo. Sciacca. Doncor ancora indietro per Sciacca. Errore da parte del capitano interista. Adu cerca un compagno libero e lo trova in Xamin. Si fa vedere in avanti Amato. Ma alla fine Xamin gioca indietro, ritrova poi il pallone, l'apertura sulla destra verso De Pieri, si ferma il tocco arretrato per Venturini, il colpo di tacco ancora per De Pieri, il pallone sul sinistro, cercato l'inserimento di Xamin, alla fine mette fuori Gnucuri. Bonazzoli prova ad arrivare su questo pallone, non ci riesce per la chiusura di Rumleanski. De Pieri fa partire adesso il cross, chiude Doncor, che idealmente in questa partita ha preso il posto di Bright Gianfi. E allora turno di riposo per Gianfi, che ha disputato, è uno dei giocatori più chiamati in causa da Stefano Vecchi. 24 presenze, 2 gol, sicuramente il più importante quello nella finale del Viareggio. Gianfi ha disputato tutte le partite della Coppa Carnevale. Un giocatore che è cresciuto moltissimo da inizio stagione, Brian Gianfi. Intanto arriva il fischio dell'arbitro per la posizione irregolare di Milanesi. Steffè, largo sulla destra c'è sempre Camara, uno contro uno, si ferma per il ritorno di Amato, il tocco è indietro, addirittura da Doncor. Sciacca, Gnucuri, Inter che vuole far girare il pallone con estrema calma, amministrazione della partita positiva per la formazione di Stefano Vecchi, sopra 4-0, non sta rischiando niente, almeno per ora, la formazione interista. Sciacca poi cerca il cambio di gioco ma colpisce male, mette il pallone fuori, era un pallone a metà tra Di Marco e Ventre. Xamin, Battagliarin in avanti ancora a cercare questa volta la profondità, sempre dettata da De Pieri, molto bravo ancora una volta Yao a chiudere. Calcio d'angolo però per il
Cittadella non è d'accordo, Yao, anche Shaq ha provato a protestare, ma l'arbitro May, su segnalazione dell'assistente Bianchini, ha convalidato il tiro della bandierina per il Cittadella. Si avvicina Ugo per prendere il pallone per andare al cross col mancino, vediamo. Chiamano uno schema intanto, il tocco corto ancora verso Ugo, apertura indietro, parte il cross in mezzo, schema un po' troppo complicato che permette all'Inter non solo di recuperare il pallone ma anche quasi di ripartire in contropiede. Occhio Bonazzoli che ormai è diventato quasi un opportunista importantissimo, così come si è visto contro la rappresentativa Serie D e la finale della Coppa Carnavale. Pronto intanto un altro cambio per l'Inter, vedremo tra poco chi lascerà il campo, ma soprattutto chi entrerà. Largo sulla destra si fa sempre vedere Venturini, finge il taglio Caccin, si torna indietro. Samin Adu, indietro di nuovo per Ugo, cercata l'apertura sulla destra, sempre verso Venturini che guarda in mezzo, fa partire il cross, Radu come Superman allontana. Ventre si ferma, riesce a servire verso Bonetto, il tocco per Steffè, sfera che viene però recuperata dal ritorno di Battagliarin. Buona partita del numerato del Cittadella. In mezzo al cerchio di centrocampo riceve Xamin, bella l'apertura sulla destra per Caccin, la sovrapposizione di Venturini, ancora Caccin fa partire il cross basso, il controllo da parte di Milanesi, riesce a servire di nuovo indietro De Pieri. Praticamente per il Cittadella sono saltati tutti gli schemi offensivi. Cercato in mezzo Adu, esce palapiede Doncor. Vediamo se riesce a partire, messo giù, calcio di punizione per il fallo, intervento irregolare di Xamin. Allora arriva il secondo cambio, entra Appia, anche lui uno dei giocatori protagonisti al Viareggio. Grazie. La doppietta segnata alla Roma, esce Camara, dunque entra Appia, secondo cambio per l'Inter, anche in questo caso non cambia niente dal... Anzi scusate, il terzo cambio per l'Inter, visto che Correia, Camara e Rocca sono usciti per far posto a Bonetto, Ventre e proprio Appia, dunque Inter che ha già esaurito i cambi in questo quarto d'ora finale. Il tocco avanti di Battagliarin raccolto da Sciacca, l'intervento in scivolata di Adu, poi Milanesi in avanti a cercare il taglio di De Pieri, si ferma l'uno contro uno e con Yao si fa vedere ancora una volta Battagliarin, il tocco è arretrato a rimorchio verso il capitano Xamin che cerca il piattone con il destro, sfera che però va a terminare sul fondo, ha cercato la botta di prima intenzione, era in piena corsa Xamin. Ha fatto bene a provarci, sfera che però non ha trovato lo specchio della porta. Difesa da Radu. E allora al 78esimo, in travanti di 4 gol, grazie alle 3 del primo tempo, Bonazzoli, Rocca e Camara. E quella di Ventra è arrivata al 63esimo. Pronto un altro cambio nel frattempo, anche per il... Cittadella, ormai da qualche minuto è iniziata la classica girandola di cambi, è uscito con il numero 8 Battagliarin, al suo posto è entrato con il numero 15 Cane. Ora, altro cambio per la formazione di Giacomini, che ha già di Giacomin, che dunque ha completato i tre cambi a disposizione, Bizzotto, Bortoluz e Battagliarin. Se ritorna ai soliti tre cambi, non come al Viareggio che invece ce n'erano ben 5 a disposizione. Intanto Appia guadagna un calcio di punizione da posizione decisamente interessante. Occhio al mancino di Di Marco che infatti arriva per prendersi il pallone e dice: questo qua lo calcio io, non ne voglio sapere assolutamente niente. Anche perché poi le ha provati in settimana anche con Chardan Shaqiri, come ci ha raccontato in corso dello speciale Viareggio. Si confronta con Michael Ventre, anche se Di Marco sembra intenzionatissimo
ad andare al tiro in porta diretto. Quattro uomini in barriera disposti da Vaccarecci. Va Di Marco direttamente in porta, traiettoria lenta e di facile lettura per Vaccarecci, che parte con i tempi giusti e alla fine blocca in presa alta la sfera, ha cercato il tiro morbido Di Marco. Era bella la traiettoria, ma sicuramente lenta. Occhio perché intanto Steffè ha recuperato un altro pallone. Buona la partita sin qui di Demetrio Steffè. Di Marco in avanti verso Ventre. Si ferma, finta il cross, uno contro uno con Venturini. Guarda in mezzo, parte il traversone, arriva la chiusura di Amato, che poi di testa tocca indietro verso Vaccarecci, rischiando quasi anche l'autogol. Meno di 10 minuti al termine, Cittadella 0, Inter 4 in questa quinta giornata di ritorno. Inter che vuole già pensare al derby, Inter che vuole inseguire nuovamente il primo posto per riconquistarselo. Occhio presentato a Cittadella con Adu, la risposta di Radu. Arriva poi con il mancino, il neo è entrato Cane, ma arriva la risposta in anticipo da parte di Doncor. Appia se ne va in mezzo due, occhio perché anche lui vuole provare ad accendere il turbo. Il tocco è centrale per Bonetto, si fa vedere sulla sinistra Di Marco, lungo linea c'è Ventre, ma il pallone di ritorno per Bonetto viene anticipato da Caccin. In avanti per De Pieri, in mezzo si fa vedere Milanesi, arriva ancora Venturin. De Pieri in avanti a cercare sempre Caccin. Cittadella che fatica a costruire un'azione con diversi passaggi. Eccolo qua il tentativo da parte di Adu, non ha voluto rischiare Radu, poi bello l'anticipo di Doncor sul neo entrato Cane. Inter che allora può già pensare a quelli che saranno i prossimi impegni dopo il derby. L'Inter andrà a Verona per giocare sul campo dei campioni d'Italia del Chievo, poi in casa con il Pescara, poi Sassuolo e Brescia, doppia trasferta prima di tornare di nuovo in casa col Cesena, poi la trasferta a Cagliari, l'ultima giornata della stagione regolare che si disputerà il 16 maggio in casa contro l'Hellas Verona. Inter che però vuole staccare il prima possibile il pass, almeno per le Final Eight, senza passare dalla tagliola dei playoff, che in queste ultime stagioni è stata molto pesante per l'Inter. Bonetto cerca il pallone per Appia, è una bella palla, cerca di entrare in aria, Appia riesce a controllare il pallone, poi al primo tocco però se la allunga e alla fine termina sul fondo. Appia che in campionato ritorna a giocare da ala destra, mentre al Viareggio l'abbiamo visto più volte impegnato come punta centrale, risultando devastante, soprattutto contro la Roma. Bonazzoli riceve da Steffè, cambia gioco poi verso Di Marco, l'apertura è per Ventre, rientra sul destro Ventre, in mezzo per Steffè, non c'è fuori gioco, Ventre, anzi scusate, Steffè ancora cerca il tiro, ma c'è la chiusura da parte di Vaccarecci. Rivediamo, difficile da questa posizione valutare se effettivamente Steffè sia partito in anticipo, c'è stata però la buona risposta da parte di Vaccarecci. Ventre intanto dalla bandierina, il taglio di Bonazzoli sul primo palo, il pallone viene allontanato da Amato, la mette giù Steffè, vuole il tiro ancora chiuso. Più volte Steffè, così come contro la Roma al Viareggio, si fa trovare proprio al limite dell'area, pronto a raccogliere un'eventuale spizzata di un suo compagno o di un avversario, anche in questo caso ci ha provato, il suo tiro però è stato contratto. Di Marco, lungolinea per Ventre, in dietro per Newcury. Sciacca, sulla destra c'è Appia, Steffè vuole l'1-2 con Appia, arriva la chiusura di Amato, il tocco indietro per Vaccarecci, che morbido torna di nuovo dal numero 3. Ugo Samin, toccato duro. Calcio di punizione per
Il Cittadella, meno di 6 minuti al termine, ormai le due squadre sembrano davvero attendere il fischio finale. Inter che intanto ritrova il pallone con Bonetto, c'è un tocco di mano da parte di Caccin non ravvisato dall'arbitro, si riparte con una rimessa con le mani Doncor, Appia verso Steffè, chiuso però, allora riparte ancora Rumleanski, occhio perché c'è un altro pallone recuperato, lascia giocare l'arbitro, ventra il pallone sul destro, salta un uomo, non il secondo, riesce ad aprire sulla destra nella zona di Appia che però presieduta da Amato che allora ritrova il pallone. Si riparte dunque con una rimessa con le mani, con Doncor pronto a rimettere il pallone in campo. Viene a prendersi la sfera Steffè, ancora Doncor chiuso dal tocco di Milanesi. Ora altra rimessa con le mani nella stessa zona per i nerazzurri. Ventre prova a girarsi, non ci riesce, lotta comunque Ventre, va a far spallate in maniera irregolare, alza subito la bandierina. Assistente Gentilini, calcio di punizione già battuto, Adu, Xamin cerca il pallone di ritorno, poi Doncor in chiusura, pulita secondo il direttore di gara, Steffè la tiene in campo, Nyukuri si ferma e torna indietro da Sciacca. Si riparte con una rimessa con le mani per il Cittadella con Venturini pronto a rimettere il pallone in campo, però davvero negli ultimi 10 minuti si è giocato con poca intensità, sai, con un risultato di 4-0. C'è davvero poco da lottare, da mettere in difficoltà. Occhio perché Appia intanto non ne vuole sapere, va ancora in pressione, lunghissimo il Cittadella. Più volte il Cittadella ha cercato di impostare l'azione partendo palla al piede, ma non si è rivelata una mossa particolarmente intelligente, anche perché l'Inter è andata molte volte a pressare, molte volte la squadra di Giacomini è andata in difficoltà. Si prepara Radu a rilanciare lungo il pallone, si era proposto Sciacca per ricevere corto. Radu andrà al rilancio lungo. C'è forse una cosa da cui si può capire che la partita ormai è praticamente finita, perché Mr. Vecchi in panchina appare tranquillo, per ora almeno lo appare, non sappiamo ancora se poi effettivamente lo sia, ma è questa la forza dell'Inter, avere un allenatore che riesce sempre a tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi. A questo punto la testa può andare tranquillamente a quello che è il derby di domenica prossima, assolutamente da non perdere, da seguire su Inter Channel e da non perdere ovviamente come risultato. Prova ancora ad attaccare Appia, la tiene in campo ma va a consegnarla a Ugo. Amato. In mezzo si vede ancora Xamin, Caccin, c'è Bonazzoli in pressione su Rumleanski, poi Bonetto in anticipo, ha cercato subito la profondità ma è arrivato il tocco in chiusura, pallone decisamente troppo lungo, allora si riparte con un rinvio dal fondo per il Cittadella. Per quanto riguarda gli appuntamenti con la Primavera, oltre al derby di settimana prossima, ricordiamo ovviamente in replica per chi ancora si sia perso lo speciale Viareggio da più di un'ora, questa sera mezzanotte e mezza. Occhio intanto perché Ventre continua ad attaccare il pallone di tacco verso Di Marco, parte il cross, Appia non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Bonazzoli.
riesce a guadagnare una rimessa con le mani. Dicevamo, questa sera mezzanotte e mezza, per chi se lo fosse perso, ancora una volta potrà rivivere lo speciale Viareggio, che poi sarà domani invece alle 21.30, dunque in serata avrete la possibilità di rivivere le immagini più belle direttamente dalla festa di giovedì della primavera, con presenti tutti i vertici societari, ovviamente per unirsi a quelle che è stata una grande soddisfazione per tutto il settore giovanile interista con la conquista del settimo torneo di Viareggio, andato nella bacheca di Corso Vittorio Emanuele. Ovviamente però domani sarà anche giorno di partita con Inter-Fiorentina. Voi dalle 16.30 sintonizzatevi su Inter Channel per vivere tutto il pre-partita. Doncor con le mani in mezzo per Steffè, che deve provare a girarsi, alla fine arriva a due a sfilargli il pallonocchio, perché Milanesi vuole provare a ripartire ma viene chiuso dal ritorno di Doncor. Molto molto bravo Doncor quest'oggi, ottima la partita, ma così come di tutta la squadra, quando vince 4-0 è difficile trovare argomenti negativi per la formazione di Stefano Vecchi. Bonazzoli riesce a servire Bonetto, sentendo ormai davvero solo il fischio finale. Gnucuri Ventre cerca il dribbling, arriva la chiusura di Xamini, il pallone passa comunque. Bonazzoli guarda in mezzo, vicino a lui c'è Bonetto, la palla è proprio per Bonetto, riesce ad andare via in dribbling, poi alla fine si allunga il pallone e arriva la chiusura da parte di Ugo. Sfera che viene raccolta da Sciacca, è lui l'ultimo uomo prima di Radu. Se n'è andato il primo tempo, scusate, se n'è andato il primo minuto di recupero di questo secondo tempo. Ancora Di Marco in avanti verso Bonazzoli, che la mette giù, non riesce però a girarsi verso la porta, difesa da Vaccarecci. Rimesso con le mani per l'Inter, si avvicina Di Marco per rimettere il pallone in campo. Di Marco torna indietro da Yao, anche se davvero ormai si attende solo il fischio finale di una partita dominata dall'Inter, 4-0 con i gol di Bonazzoli, Rocca e Camara nel primo tempo e quello di Ventre nel secondo, anche se il destro del numero 22 di quest'oggi è stato deviato da Ugo, permettendo a Michael di trovare un altro gol. Intanto Bonazzoli ha cercato il taglio alle spalle del difensore Rumleanski, c'è stato però l'intervento in scivolata. Allora calcio d'angolo per l'Inter, che continua ad attaccare anche in questo finale. Sale Doncor, si fa vedere in avanti, arriva anche Gnucuri, pronto come al solito al limite dell'area, Demetrio Steffè. Mentre cerca fuori proprio Steffè, la mette giù di petto, cerca il tiro, pallone sul fondo, ha cercato un altro super gol Demetrio Steffè. Sicuramente rientra nelle sue qualità questo tiro dal limite dell'area. In questo caso però era molto difficile, soprattutto dopo il controllo di petto. Destro che termina sul fondo. Siamo intanto nel terzo minuto di recupero, che si sta per chiudere. A questo punto aspettiamo davvero il triplice fischio, che arriva in questo momento. L'Inter passa a Cittadella 4-0, ritrova la vittoria in campionato dopo aver conquistato il torneo di Viareggio nel primo tempo al nono minuto. La rete di Bonazzoli al 35esimo raddoppia Michele Rocca, al 44esimo proprio in chiusura della prima frazione Camara fa 3-0, nel secondo tempo Ventre al 63esimo chiude definitivamente la partita. È davvero tutto per noi dall'antistadio del Tombolato di Cittadella, grazie per essere rimasti con noi, buona continuazione con il palinsesto targato Inter Channel. Un saluto da Alberto Sani. Lega Serie A e Team hanno presentato la Primavera Team. I should have run before the tears, then stand alone, dead in front of you, eyes without a view. I should have known and said
inside of me, secret enemy. I hope you get to meet your hero. I hope she never lets you down. I hope she never tears your heart out and runs away without a sound. Or lets you down, lets you down, lets you down. I wanna scream your lungs are all. You threw the dream right in front of me, you and her and he. I walk away so I can die. Out of your view, I lose my sanity. Fate discovers me. I hope you get to meet your hero. I hope she never lets you down. I hope she never tears your heart out or runs away without a sound. I hope you get to choose your weapons and fire first without a call. I hope you get to meet your hero. I hope she's what you want. Shut me down. You almost got the best of me and stole my crown. The glass was shattered as it hit the ground. The sands have all ran out for you. It's over now. Took what you wanted, but you're leaving with nothing, nothing, nothing. This war has
to the narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of
that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. Made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling. Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's
tide and the eyes were all red. You could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving goodbye. Tifosi nerazzurri, si riapre l'appuntamento con Countdown alla vigilia di Inter-Fiorentina, un match che presenteremo nel corso della puntata, un match tra due squadre alla pari, tra due squadre che arrivano entrambe da un match giocato in Europa League, tra due squadre che giocano un calcio offensivo, non risparmiano emozioni ai propri tifosi, anche tra due squadre che cercano e che stanno trovando la continuità in questa stagione, naturalmente anche in riferimento per il campionato. Analizzeremo tutti i numeri dei due club, prima però come sempre torniamo qualche giorno indietro per rivedere e riassaporare tutto ciò che è successo qui in casa Inter. Come al solito ci affidiamo a Rewind. Domenica di vigilia in casa nerazzurra con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva di risultati conquistando i tre punti in casa del Cagliari. Domani sarà una partita abbastanza difficile, come tutte le partite, poi fuori casa soprattutto contro il Cagliari, che mi sembra abbastanza solido in questo momento, quindi non so, la nostra speranza è quella di centrarla, ma per centrarla dovremo fare bene tanto quanto abbiamo fatto a Glasgow nella fase offensiva e fare un po' meglio nella fase difensiva. La preparazione del match contro il rossoblù passa anche dal campo, con una rifinitura pomeridiana e la partenza dei 25 convocati verso la Sardegna. Nel gruppo anche Marco Andreolli. Dopo quasi un mesetto fuori, come dicevi te, di lavoro, perché poi è giusto quando uno è fuori fortunato, poi in realtà deve lavorare più degli altri, quindi poi stare fuori a vedere gli altri che giocano, che combattono, è sempre... Insomma, c'è sempre un po' di rabbia, quindi per fortuna è tornato il sole e è tornata anche, speriamo, la convocazione, quindi bene. Kovacic, Icardi, ma non solo. I tre punti conquistati dall'Inter al Sant'Elia sono il frutto di un Inter capace di soffrire e di colpire e soprattutto di ottenere la tanto ricercata